È uscito in questi giorni il volume Cittadini di domani, itinerari di cittadinanza per le scuole primaria e secondaria di primo grado, che contiene proposte didattiche operative e pertanto si rivolge ai docenti in cerca di materiali per la loro programmazione. In questo testo, edito dall'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia, ho cercato di mettere a frutto la mia esperienza di insegnante e il mio percorso di studi in pedagogia. Nel testo, che si propone come un quaderno didattico, sono presentate varie attività, non settoriali ma trasversali, che implicano cioè tutte le materie scolastiche. L'educazione all'inclusione e alla tolleranza non può essere affidata alla responsabilità del singolo insegnante, ma deve esserci il coinvolgimento dell'intero team docente e di tutta la comunità scolastica. Il volume si articola in una sezione progetti e in una parte dedicata ad approfondimenti e proposte operative che i docenti possono copiare o usare come stimolo alle attività didattiche. Seguono esempi di attività ludiche da proporre agli alunni con esempi pratici, memory, domino, cruciverba, sudoku. Viene dato spazio anche a una rappresentazione teatrale in cui persone di varie nazionalità mettono a confronto le caratteristiche salienti dei propri paesi, apprendendo in un clima gioioso di condivisione tradizioni e culture differenti. La finalità del volume è dunque quella di parlare di cittadinanza in modo ludico, ma approfondendo e facendo interiorizzare principi importanti per la vita presente e futura. A completare l'offerta vengono presentate una variegata galleria fotografica, elenchi di canzoni, di libri e di film relativi al Novecento. La lettura di alcuni brani di un libro o la visione di spezzoni di film, così come l'ascolto di alcune canzoni, sono ottimi spunti di lavoro, a patto che vengano scelti con oculatezza. E infine arricchiscono l'offerta mappe concettuali da utilizzare come stimolo di discussione per gli studenti. Se è vero che il tempo a scuola è tiranno e che il programma deve comunque essere svolto, è anche vero che le attività che si trovano in questo piccolo manuale possono essere messe in pratica approfondendo le proposte in ogni ambito disciplinare. L'argomento è più che attuale. In un mondo in piena evoluzione, studiare e soprattutto vivere la cittadinanza in modo attivo, responsabile e aperto alla conoscenza dell'altro è alla base di un futuro di pace. Chi fosse interessato al volume può contattare direttamente l'istituto o rivolgersi alle principali librerie del territorio. Buona lettura e buon lavoro a tutte e a tutti.